c'è Antonio Pentangelo. Con quali propositi inizia questo Consiglio Metropolitano di Napoli? I migliori propositi: l'area metropolitana è attesa da tutti come ente nuovo, ente che deve semplificare il rapporto tra i cittadini, e sono ben 3 milioni e mezzo, e la istituzione, altrimenti non si sarebbe soltanto cambiato la denominazione. Abbiamo tutte le speranze possibili, anche se sono stato sempre molto critico nei confronti dell'istituzione stessa, parte senza un esatto chiarimento di quali saranno le funzioni, di quali saranno le sostanze economiche che reggeranno l'ente. Noi assicureremo il regolare svolgimento di tutte le nostre funzioni fino al 31 dicembre 2014, penso che nei prossimi giorni, nell'immediato, approveremo il bilancio. In Italia 70 province circa sono vicine al dissesto, noi invece riusciremo anche quest'anno a chiudere nonostante i notevoli tagli. Faremo un 2015 ovviamente che è pura fantasia, in quanto riusciremo ad assicurare lo svolgimento di tutti i vari settori fondamentali, però poi cosa succederà si saprà, chi vivrà vedrà. Noi siamo qui a combattere questa partita sempre nell'interesse di un ente che fino ad ora ha servito benissimo i 92 comuni che le sono sottoposti, e vogliamo contribuire a far sì che anche in futuro abbia lo stesso svolgimento, quindi regolare, sereno, sia visto come un qualcosa a cui potersi rivolgere, non un ente lontano e distante. Purtroppo, secondo livello, la votazione non diretta un po' ha allontanato i rapporti. Proprio su questo, c'è un accordo PD Forza Italia e magari con le altre forze sull'elezione diretta del sindaco metropolitano? Nei fatti, in tutti i dibattiti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, forse anche un annetto, la volontà sembra essere sempre quella. Forza Italia l'ha detta dal primo giorno in modo chiaro, limpido, netto. Ho sentito su questo tema anche un accordo da parte dei magistri, quindi probabilmente dovrebbe esserci un'unanimità, e spero che sia così.